Buonasera, buonasera e benvenuti nella puntata numero 24 di Velò. Anche stasera, siccome non ci siamo stancati di andare a disturbare a casa altrui, anche questa sera è una puntata un po' particolare, in esterna. La settimana scorsa eravamo al Museo dell'Automobile di San Buceto, stasera siamo venuti e siamo davvero molto lieti ad invadere, proprio il caso di dirlo, lo showroom Aran Cucine a Silvi Marina. E allora, prima di presentare il mio compagno di viaggio Luciano Rabottini, che conoscete benissimo, saluto e ringrazio ovviamente della grandissima disponibilità la padrona di casa, Erika Rastelli. Buonasera. Parlando di Aran Cucine, Luciano, ti lascio per ultimo nelle presentazioni. Parlando di Aran Cucine, non potevamo dimenticare, e qui al mio fianco, che sbircia probabilmente sul mio tablet, è in vena di foto, Umberto Di Giuseppe. Buonasera. Poi vedete tutta la squadra dell'Aran Cucine schierata in una cucina particolare, di cui parleremo tra poco, disegnata per questa ditta da Karim Rashid, davvero un pezzo molto molto pregiato, ne parleremo tra un po'. Ovviamente l'ho lasciato per ultimo, l'avevo detto in apertura, il compagno di viaggio Luciano Rabottini. Ciao Luciano. Buonasera a te Jacopo e buonasera a tutti. Stasera con una sedia mobile, che è anche più comoda, d'altronde qui le comodità abbondano. Abbiamo presentato la squadra, poi nella seconda parte di trasmissione parleremo di Capodarco, parleremo del Mondialito di Morro d'Oro, lo faremo con i protagonisti, con quelli che saranno i protagonisti, gli organizzatori. Per quanto riguarda Capodarco, Gaetano Gazzoli, che ci ha portato anche Milena ed Erika, che sono qui ai nostri al mio fianco, per la gioia dei ragazzi dell'Aran. C'era un po' di mercato, un po' di chi era fidanzato o meno, vero Umberto? Per vedere se qualcuno era libero e potevamo accasarlo questa sera. Comunque, al di là di tutto, parleremo di tutto questo tra un po'. Non cambiate canale, perché tra pochissimo inizia la puntata numero 24 di Velò. Tra poco. Elecom, materiali elettrici, illuminotecnica, automazioni, domotica. Assortimento vastissimo, prezzi concorrenziali. Consegne in tutto l'Abruzzo in 24 ore. Elecom, via Verrotti Montesilvano. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Più conveniente, naturale, è Acqua e Sapone, la più grande catena di negozi specializzati. Scoprilo anche tu, da Acqua e Sapone, la profumeria con le migliori firme della cosmesi e del trucco. Tantissimi prodotti per la cura della tua persona, tutto, ma proprio tutto per le pulizie della casa. E tanta, tanta convenienza. Acqua e Sapone, solo Acqua e Sapone. Taccone Biker. Pescara Camper, vendita camper nuovi e usati, noleggio camper e pulmini a 9 posti. Pescara Camper e concessionario Giotti, Terry, Illusion, Infinity, Blue Camp.
Inoltre, vi offriamo assistenza su tutti i veicoli e un'ampia gamma di accessori e articoli nel nostro fornito market. Pescara Camper è a Marina di Città Sant'Angelo, in via Nazionale Adriatica Nord, a 100 metri dall'uscita dell'autostrada. Vienici a trovare. Oppure visita il nostro sito www.pescaracamper.it. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Di nuovo insieme, sempre dallo showroom Aran Cucine per questa puntata numero 24 di Velo, una puntata come detto particolare, esattamente come quella della settimana scorsa. Dicevamo che ci troviamo in una cucina disegnata appositamente, una cucina che non si trova tutti i giorni ed è di una azienda, la Aran Cucine, che è particolarmente sensibile al mondo dello sport, ormai sono davvero tanti anni. Allora chiedo subito ad Erika Rastelli come nasce innanzitutto la passione per il ciclismo e poi parliamo un po' dell'azienda, della sua azienda dentro la quale ci troviamo. La nostra passione per il ciclismo nasce grazie a Umberto che traina questa nostra passione in quanto è appassionatissimo. Nasce perché siamo molto attenti alla crescita dei giovani. Sponsorizziamo questa squadra, così come il Mutignano Calcio, il Pineto Calcio, è un po' una sorta di responsabilità sociale nei confronti del territorio e nella crescita sana dei ragazzi, in un mondo che comunque è un po' difficile, no? Oggi. Responsabilità che però vi ha dato, e questo c'è da rimarcarlo sempre, anche grandissimi risultati, anche sì, nel mondo del ciclismo, soprattutto nel mondo del ciclismo. Certo, abbiamo iniziato con Rabottini che ci ha dato questa grandissima soddisfazione e ce ne continua a dare perché continuiamo a seguirlo. Quest'anno quando ha vinto la sua tappa siamo stati molto contenti. Per noi insomma vincere il Giro d'Italia con lui è stato bello, li siamo riconoscenti anche e poi siamo riconoscenti anche a tutti questi ragazzi che portano in alto insomma il nostro marchio. Ecco, invece tornando a dove ci troviamo, in questa cucina dove ci troviamo, ne abbiamo parlato anche oggi pomeriggio quando abbiamo montato con davvero una cura e attenzione a cercare di non rompere niente perché poi si rischia sempre di combinare un patatrack. Vogliamo parlare un po' del complesso in cui ci troviamo? Sì, questo è il nostro showroom aziendale, il nostro flagship store. Di fatto queste due cucine nelle quali ci troviamo sono due cucine che il designer Karim Rashid
che oggi lavora e vive a New York, ha disegnato per noi. Sono in limited edition, ne venderemo 12 pezzi nel 2012 e sono delle cucine particolarissime. Come dice Karim, queste cucine sono state pensate per essere un po' al centro del focolare domestico. Ha pensato a quest'isola con questa forma ergonomica come centro della casa. Parlava di come, insomma, questa crisi sta facendo tornare le famiglie attorno alla cucina, no? Allora ha voluto pensare a un oggetto che fosse sì di design, come sono solitamente tutte le sue creazioni, ma che in qualche misura invitasse tutti a vivere appunto la cucina al centro della casa. Questo piano può essere usato da, non so, da una moglie, da una madre, per lavare i cibi da cucinare, perché c'è il lavello. Poi il navello si può nascondere, sì, come vediamo adesso, e può diventare una tavola dove pranzare, e può diventare una tavola dove magari il marito gioca a poker con gli amici. Perciò lui ha pensato a questo tavolo multifunzione. Abbiamo visto anche nella varietà cromatica, perché questo che abbiamo alle nostre spalle è di colore bianco, quella che è dietro le ragazze è di colore nero. Sì, quella di colore nero ha la gola magenta, perché il magenta caratterizza molto Karim, spesso è vestito di magenta. Anche nella cucina cook, questa si chiama Karan, quella cook, abbiamo la forma ergonomica delle ante. Solitamente non si vedono ante di forma inclinata. Lui dice che lui è una persona ingombrante, molto alta, ha sempre questa difficoltà di avvicinarsi alla cucina e di sbattere contro lo zoccolo. Quindi dice: faccio rientrare l'isola, faccio rientrare le ante e posso lavorare in maniera più comoda in cucina. È la sua interpretazione, insomma, di comfort in cucina. Ecco, queste due cucine sono il fiore all'occhiello del vostro showroom, che però si compone invece anche di una varietà di cucine. Certo, abbiamo avuto quest'anno grandi altre collaborazioni. Abbiamo avuto il designer Ferruccio Laviani, che è un designer di grido italiano, che disegna attualmente anche per Cartel, che ha disegnato per noi la cucina Beluga. Abbiamo avuto Vincenzetti e Marco Corti, che hanno disegnato per noi Watch It Royal. Abbiamo disegnato anche moltissimi altri modelli che possono accontentare una clientela più vasta, italiana soprattutto ed estera. Insomma, offriamo anche dei modelli con un ottimo rapporto qualità-prezzo, anche a dei prezzi raggiungibilissimi. Per le cucine avete tutti questi designer e per il ciclismo invece ci pensa Umberto. Ci pensa Umberto, deleghiamo totalmente. Ecco, come nasce il rapporto con l'Aran, Umberto? Ma veramente è stato il vecchio titolare dell'Aran, Don Beppe Arangiaro, che mi ha dato la possibilità di fare la squadra nel 1974. Abbiamo continuato con materiali caratamente e poi si è cambiato nome, Aran Cucina. Poi conosco da tanto tempo il signor Restelli, poi è arrivato Erika, e praticamente è stato un continuo da quasi 38 anni. Con un'attenzione sempre particolare, come diceva Erika Rastelli, al mondo dei giovani, a farli crescere, a valorizzarli. Ma giovani, ormai loro sono semiprofessionisti, non è che sono tanti giovani. Comunque noi quello che teniamo è di fare un'ottima attività, cercarle di farli passare professionisti e cercarle di farle diventare un po' uomini. Sono da tanti anni che andiamo avanti, le cose vanno bene, non è che noi vogliamo vincere tanto. Come l'altra volta ho detto, che ci sono dei ragazzi come Marcelli che potrebbe vincere tanto, però poi si rilascia un po'. E poi quest'anno c'è stato anche Di Carlo, che ha vinto il Giro delle Marche, ha vinto le belle corse, i bei piazzamenti, tutti, come dire, Migi, che ha fatto un ottimo Giro d'Italia, settimo al Terminillo, nono sul Passo Gavia, e poi ha fatto decimo in classifica generale. Ci sono tanti altri ragazzi che sono giovani, però potrebbe fare tanto di più. Io ci spero tanto con loro. Adesso l'ultimo arrivato è Innocenzo Di Lorenzo, che ha già fatto un ottimo piazzamento l'altra domenica al giro della Coppa Bologna, la corsa nazionale. Era tutto solo davanti a Bucato, a pochi chilometri dall'arrivo, poi nonostante tutto è riuscito a rifare secondo. Ha fatto un altro piazzamento, un quarto posto l'altro giorno lì in Toscana vicino Arezzo, e tanti altri piazzamenti. Poi ci sono anche ieri, siamo fatte le belle corse sia con Versano che Di Lorenzo. Poi con Versano è andato in crisi
pochi chilometri dall'arrivo. Di Lorenzo è caduto la catena, praticamente, però siamo arrivati, abbiamo fatto una bella corsa e boh, non è che sto a ripetere tanti, certo, tanti piazzamenti, ma ne abbiamo fatti tanti. Speriamo che adesso questi giovani che hanno finito la scuola vadano avanti, speriamo che dei corridori come Giampaolo, che anche lui è un po' particolare, sono 3 anni, potrebbe fare tante di più, speriamo che si svegli un po' e vada avanti. Delle volte combattere con questi giovani non è che sia una cosa tanto facile, capito? Adesso sono tutti professori, poi casomai la musica non riesce a accordarla, capito? Io pensavo che il discorso dei non più tanto giovani fosse solo l'unico complimento del primo intervento di Umberto Di Giuseppe, invece poi ne ha sciorinati tanti altri. È bello, diciamo, vedere le facce di quando dice avrebbero potuto vincere di più e prende ad esempio qualcuno, però poi si è perso oppure non ci ha messo la grinta. Tu devi molto però alla run C. Ma diciamo che io ho visto crescere questa azienda nel ciclismo, perché Umberto ha questo rapporto dal 74, io come atleta ho avuto la fortuna di indossare le maglie dell'Adriatic Arredamenti nel 78, quindi il percorso di Umberto l'ho visto in questi 40 anni. E una cosa che sorprende, che meraviglia soprattutto, che un'azienda rimanga per tanti anni attaccato al nostro mondo. Questo però sicuramente per l'abilità di un general manager che è appunto Umberto, con grandi pregi, con qualche difetto, con qualche situazione particolare, però è sempre riuscito a creare in questi 40 anni di attività, anno per anno, delle grandi famiglie ed è riuscito a creare anche grandi campioni, grandi talenti del ciclismo che poi si sono affermati anche nel mondo professionistico. Quindi dobbiamo dire soprattutto grazie sia all'azienda, ma soprattutto a un personaggio che ha saputo gestire in 40 anni situazioni anche difficili e avere il rapporto con gli atleti. Poi sono cambiate anche le generazioni, gli atleti di 40 anni fa avevano una personalità, poi il mondo cambia e l'abilità di Umberto, che soprattutto ha saputo generazione per generazione adeguarsi anche ai tempi dello sport attuale, quindi merito soprattutto Umberto che è riuscito con grande abilità a tenere dentro il ciclismo questa azienda, ma lui a togliersi veramente delle grandi soddisfazioni, perché ricordiamo che l'Aran e ancor prima l'Adriatic Arredamenti nel ciclismo è un'azienda che si è fatto spazio, ha dovuto sgomitare anche molto, perché e mettersi a confronto con le squadre del nord è sempre difficile. Umberto, con grande abilità, è riuscito a creare veramente grosse prospettive agli atleti e anche alle aziende. Sì, perché lo ricordiamo, tu l'hai avuto anche quando eri atleta, ma anche a te faceva discorsi tipo Rabottini potrebbe vincere di più, invece là se poi si è perso, anche a te faceva questo. No, ma adesso non facciamo polemiche sul fatto se è perso o non si è perso. Noi di soddisfazione abbiamo avuto tante, il merito indubbiamente è della società che ci sponsorizza, però anche noi abbiamo dato tutto per fare grande attività. E indubbiamente io ai corridori gli ripeto, perché non è che se loro passano professionisti oppure fanno carriera Umberto ne prende dei profitti. No, assolutamente, quello no. E previamente lo fatico per loro. Poi indubbiamente, sai, sono ragazzi, adesso c'è tanta gente che racconta tante cose e poi casomai vai a stringere, non stringi nulla. Io do un consiglio, e purtroppo da 40 anni che sto qua è andato sempre bene. Ricordare tutti i nomi che sono passati professionisti sarebbe da parlare da qua domani mattina, però c'è tanta gente che si è sistemata nel ciclismo e a noi dobbiamo ringraziare l'Aran che ci dà questa possibilità, ma non solo l'Aran, ci sta anche tanti altri sport come sponsor come D'Angelo Antenucci. L'anno scorso abbiamo fatto una cosa con la Farnese, l'abbinamento, grazie anche a loro, come non dire grazie a Loardi che è una vita che stiamo insieme. Adesso dimenticherò tanti nomi, però io dico grazie a tutti quelli che ci danno una mano e noi abbiamo dato una certa serietà sia alla squadra sia all'immagine che abbiamo a livello nazionale e forse anche internazionale,
E grazie a loro, grazie a tutti i ragazzi, grazie a tutti quanti. Io ai ragazzi gli dico, fate quello che vi dico, che potete diventare abbastanza sia nel lato atletico anche come uomini. Che differenze ci sono tra Rabottini senior e junior caratterialmente? Con chi ha dovuto lottare di più? Beh, Rabottini padre aveva un padre duro, praticamente se non faceva quello che diceva lui era... Rabottini figlio, anche lui un po' agitato sempre, però è riuscito a vincere, è riuscito a fare, ci ha dato tanta soddisfazione. Praticamente le due, diciamo, sia il padre che il figlio, il ciclismo gli ha dato tanto e penso che anche loro devono ringraziare quello che abbiamo fatto noi per loro. Sei d'accordo, Lucio? Certamente, Umberto è sempre un personaggio anche molto critico, però io obiettivamente devo sempre riconoscere che mi ha cresciuto come atleta, ma soprattutto poi il rapporto è continuato anche nella vita, quindi mi ha cresciuto anche come uomo. E io a volte, quando la vita ci ha presentato delle difficoltà, mi sono sempre confrontato con un personaggio che mi aveva dato molto come atleta, ma soprattutto poi mi ha dato molto nella vita. Poi ringrazio molto Umberto per quello che ha fatto per Matteo, perché giustamente quando il giorno che Matteo mi disse che voleva correre in bicicletta, che obiettivamente mi faceva piacere, però sapevo le grosse difficoltà che questo ragazzo doveva incontrare in questa attività sportiva, io chiamai Umberto perché era la persona che sapevo, che stimavo, che sapevo che davo questo atleta un personaggio dove me l'avrebbe cresciuto come era nella nostra filosofia, quindi veramente è stato un personaggio importante della sì, mia però vita, dobbiamo ringraziare anche Matteo che ci ha dato grande soddisfazione, pesche nettarine, giri d'Italia bio, cambiare italiano, anche lui dobbiamo dire grazie per quello che impegno che ci ha messo sia come dilettante sia adesso nei professionisti che ci sta dando delle soddisfazioni. Io lo ripeto sempre a loro che le possibilità che ci hanno potrebbe fare miracoli e si rifà, è una grande soddisfazione sia per noi e anche per loro. Erika Rasselli, a livello di brand, la maglia tricolore indossata da Matteo Rabottini non è una cosa che capiti tutti i giorni, effettivamente ha portato anche dei benefici all'intero vostro marchio. Certo, dicevo prima che siamo stati contenti, di fatto molti nostri clienti sono appassionati di ciclismo, tanti nostri clienti vengono anche in seguito alle loro gare perché come dicevo Umberto è un trascinatore, per cui tanti vengono a chiedere le nostre cucine e soprattutto essendo noi esportatori di Made in Italy nel mondo abbiamo il miglior connubio tra la maglia tricolore e esatto, abbiamo potuto insomma tra virgolette usare questa immagine come trainante. Assolutamente, tra un po' conosceremo i ragazzi, anche perché alcuni di loro probabilmente saranno a Capodarco, ne parleremo tra un po'. Intanto una piccola descrizione di questi ragazzi. Descrizione, sono ragazzi validi, chi un po' di più, chi un po' di meno. Quest'anno è stato l'arrivo di Carlo, adesso è arrivato anche Innocente Di Lorenzi, gli altri sono tutti come Briciak Vitali, che è un ucraino che sta con noi da 4 anni, praticamente già. Poi quest'anno sono arrivati altri giovani, però come non dire Di Marcelli, è stato un corridore che è un vincente, ha vinto l'anno scorso, come non dire di Turbani, come dire sono tutti, come Conversano, e anche lui sono 4 anni che sta con noi, con gli altri giovani. Poi di Remigio, quest'anno è venuto con noi l'anno scorso, quest'anno ha fatto l'esplorazione d'Italia, che ti devo dire, sono tutti ragazzi che potrebbero venire, però piano piano cerchiamo di inserire. Io devo fare una domanda, e cioè è chiaro che il passaggio all'Aran poi per un ragazzo è nella vostra squadra, come ce ne sono tante, poi il sogno è quello di diventare professionista. Per chi li cura così come fai tu, poi quando arriva il momento di lasciarli, che cosa rimane? Delusione, un po' di dispiacere, oppure
oppure la speranza di... Ma per noi è una soddisfazione, per esempio quest'anno c'è anche Di Carlo che proverà con l'acqua e sapone a giorni, e per noi è una soddisfazione, ma tutti possono provare, tutti possono riuscire, l'interessante è che ci mettono l'impegno e arrivano dei risultati, capito? Che portino dietro gli insegnamenti. Per noi indubbiamente uno che passa è una soddisfazione, non è che... Diceva prima bene Enrico Rastelli, questo non è solo una squadra di ciclismo, è anche una squadra che insegna a vivere le regole, il fatto di capirle soprattutto, non tanto di rispettarle, perché rispettarle magari con un po' di coercizione siamo buoni tutti, però di capirle. Certo, certo, in generale lo sport educa molto, quindi crediamo che sia importante per un ragazzo fare sport sin da giovane e crescere nello sport. Allora riconosciamo i ragazzi, li abbiamo conosciuti perché spesso ci sono venuti a trovare, se possiamo passare il microfono partiamo. No, puoi domandare anche come l'impegno, se sono soddisfatti. dopo le faccio. Perché parlare solamente di cercare, possono vai. Buonasera a tutti, sono Giampaolo Moreno, vengo da Pianella, quest'anno... un inizio un po' travagliato come mi succede da molti anni a questa parte. Perché? Problemi fisici, non vado bene col freddo, diciamo, dai. E poi... Allora adesso andrai fortissimo questi giorni. Increscendo, sto increscendo, speriamo che arrivi qualche bel risultato. Bocca al lupo. Allora, lui è il preferito del nostro regista Gianni D'Areo, che saluto e ringrazio insieme a Claudio Di Giacomo, perché mi pare che siate compaesani. Sì, buonasera a tutti, di Carlo Stefano, sì, vengono a Montorio Albomano. Ecco perché era il suo preferito, perché sì. Siete compaesani. Compaesani. Quest'anno sì, ho raggiunto una vittoria, ho vinto il Giro delle Marche, diversi piazzamenti. Poi ho passato un mese di luglio un po' di problemi fisici, adesso mi sto rimettendo, farò lo stage con l'acqua e sapone. E speriamo di vincere qualche altra corsa. Bocca al lupo allora. Crepi. Mattia Marcelli. Buonasera a tutti, sono Mattia Marcelli. È il mio terzo anno che corro con l'Aran. E l'anno scorso e quest'anno sono riuscito ad ottenere 3 vittorie. E sono stato un po' fermo dopo l'italiano, ho ricominciato da poco. Per preparare un gran finale di stagione speriamo di vincere altre belle corse. Prima Umberto ti ha definito un vincente. Senti di esserlo già un vincente? Sì. Come dice Umberto, sto in vacanza perché io faccio ciclocross pure d'inverno, quindi non mi sono mai fermato. Sono stato fermo dopo gli italiani, un mesetto fermo, ricominciato da poco e piano piano riprenderemo la condizione. Bisogna sapersi gestire per un atleta che fa tutto l'anno attività agonistica. Sì, sì, diciamo un po' di riposo ci vuole, pure mentalmente uno dopo che ha fatto una grande stagione... Certo. Pure d'inverno ce lo vuole un po' di stop. Ricaricare le pile. Sì, sì, sì. Presso. Buonasera, sono Innocenzo Di Lorenzo e sono arrivato all'Aran neanche da un mese. Ho fatto un nono, un quarto e un secondo purtroppo perché meritavo la vittoria, solo che ho avuto una foratura sullo sterrato a 10 km dall'arrivo. E niente, diciamo che sono un po' sfortunato perché ieri anche era una fuga decisiva e c'è stato il salto della catena in salita, quindi niente. Umberto, questo è un ragazzo che arriva da un mese, come mai questo acquisto dell'ultimo momento e sta dimostrando veramente grande qualità? Ma grande qualità, è un ragazzo valido, purtroppo ha fatto un inizio con un'altra società che non è che noi l'abbiamo preso perché purtroppo un ragazzo che è rimasto senza squadra e l'abbiamo preso noi, c'erano tante altre squadre che lo volevano, noi l'abbiamo preso e tutto, ma non è che fa polemica oppure... per l'amore di Dio, anzi. Come mai eri rimasto senza squadra? Lui era la Farnese, non si sono capiti un po', però anche lui deve ringraziare la Farnese che l'ha presa e ha la possibilità di mettersi in luce. Ma, anche se noi siamo cugini della Farnese, sta con noi è uguale, insomma, non è che bisogna far polemiche, noi abbiamo preso questo ragazzo. No? Buonasera a tutti, sono Renzo Di Remigio, vengo da Morro d'Oro e sono un under di secondo anno. Come ha detto Umberto, quest'anno il mio picco di forma l'ho avuto al Giro d'Italia, sono molto contento di questo risultato, purtroppo però dopo il Giro, nel Giro ho avuto degli acciacchi fisici e non ho potuto sfruttare la condizione che mi aveva dato il Giro. Quindi adesso sto ritrovando un po' la condizione, speriamo di fare dei buoni risultati in questo finale di stagione.
Dopo nella seconda parte parleremo proprio della tua Morro d'Oro. Passiamo dietro, alla fila di dietro. Buonasera a tutti, sono Astolfi Carlo e vengo da Cellino Attanasio. E questo qua per me è un primo anno. Adesso ho fatto gli esami di Stato, ho fatto... Andati bene? Sì, sì, va bene, va a posto. Adesso mi sto allenando. Come ti sei trovato? Nella squadra bene. Buonasera a tutti, sono Francesco Parmigiani e vengo da Pescara. E anche per me è un primo anno con Umberto, vorrei dire soprattutto grazie a Umberto che ci ha preso con lui e che ci dà la possibilità di studiare anche quest'anno, cioè per quest'anno, per gli esami, e non ci dà fretta, ci fa crescere tranquillamente, senza nessuna pressione. Come si coniugano, come si coniuga lo studio con il ciclismo? Si coniuga male. Male? Però diciamo che quest'anno era abbastanza importante per la scuola, almeno per prendere il diploma. Poi da adesso in poi solo ciclismo, speriamo. Lui dovrebbe fare anche un saluto al babbo, perché lui certo. È figlio di Pasquale Parmigiani, che fa tanto col ciclismo, collabora anche con noi, e praticamente speriamo che anche lui faccia dei risultati. Prego. Buonasera, sono Andrea Diomede, vengo da Atri. Anche per me questo è il mio primo anno con Umberto e mi associo anche ai ringraziamenti perché ho completato gli studi e adesso mi dedicherò alla bici, quindi adesso abbiamo iniziato gli allenamenti e inizieranno anche le prime gare. E allora, come Gianni D'Arena, il nostro regista, ha trovato il suo di preferito, io ho trovato il mio, compaesano, complimenti, a presto. Buonasera a tutti, Giuseppe Conversano e sono di Andria, una città della Puglia. Niente, questo per me è il quarto anno, come ha detto prima Umberto, e quindi io insieme a Vitali siamo quelli che siamo da più tempo in questa squadra. Volevo aprire una piccola parentesi, quindi garantire ai più giovani che questo è il giusto ambiente per crescere bene e piano, perché in questi anni personalmente ci sto riuscendo. Purtroppo non sono riuscito ancora a vincere, ma questo è un periodo di forma, sto attraversando un periodo di forma abbastanza buono, speriamo che nel finale di stagione facciamo qualcosa di buono. Il fatto di trovarsi bene in una squadra è importante soprattutto per gente come te, non perché sia tu, ma perché tu rispetto agli altri vieni da fuori regione, quindi sei lontano da casa. Sì, questo è diciamo un piccolo... è importante perché chi è, non è della zona, è importante trovare un ambiente tra virgolette familiare, e qui c'è. Cioè, ma lui è stato anche sfortunato perché ha avuto talmente di quegli incidenti anche l'anno scorso, un brutto incidente al Giro d'Italia, adesso si è ripreso, speriamo che continuerà. Adesso le ultime due corse è andato benissimo, speriamo che abbia una vittoria. Speriamo. Adesso c'è D'Urbano, che anche lui è un ragazzo che potrebbe dare tanto, però ogni tanto gli viene un po' di nervi, allora si sballa un po' di testa, però è un corridore che se fa quello che dovrebbe fare sarebbe un buon corridore. Buonasera, già mi ha presentato Umberto, sono Marco D'Urbano, ringrazio Umberto per la possibilità che ci dà di correre, a tutti, non solo a me. E ci insegna molto, sia nel ciclismo, ma come diceva prima, per la vita di tutti i giorni nel passato. Quest'anno io ho avuto dei periodi di forma, anche se non sono riuscito a cogliere il successo, ho avuto diversi piazzamenti, però non è arrivato il successo. Adesso sembra che stiamo ritornando bene e con questi mesi finali della stagione, che sono ricchi di corse, già da giovedì con Capodarco, di fare dei bei risultati. Senti, ci spieghi questo fatto dei nervi, come... Ti saltano un po'. No, Umberto, no? Ci sono stati degli episodi in gara in cui... Tipo, raccontacene uno, perché a questo punto siamo curiosi. Niente, sono stati degli incidenti meccanici in cui mi sono fatto prendere dalla furia e a volte dire cose anche che in quel momento non si dovevano. Però magari comprensibili nella tranza con essi, sì. Giustamente. Anche perché si fa... Noi abbiamo fatto il giro di Taglio B, la tappa dello sterrato, lì a Gaiole. Arriva un certo momento e ha detto: io vedo solo la nebbia, qua non posso andare avanti. Prego. Buonasera, sono Vitaly Bričak, vengo da Ucraina. Inizio stagione è uscito un po' sfortunato, ho avuto problemi fisici, due volte ho avuto otite e poi niente. Vediamo fine stagione. Umberto, ma racconti di tutto, tu sei stato un ottimo corridore, però adesso sei andato a fare i campionati nazionali a casa,
e oh, praticamente si è sposato e poi è ritornato qua. Allora, tanti auguri, allora facciamo La moglie è giovane, lui sta qua purtroppo, però speriamo che si riprenda anche lui. Con Briciak, Umberto, vogliamo aprire pure una parentesi in questi 40 anni di attività. Questa squadra ha aperto anche le porte a molti stranieri, anche molto vincenti, e qualcuno addirittura si è affermato anche come team manager di grosse squadre professionistiche. Quei due lì parla di, degli australiani, che praticamente uno è diventato vicepresidente della Federazione Internazionale, nonché organizzatore di una corsa Pro Tour in Australia, in Under. Per quanto riguarda l'altro, Shane Bannon ha fatto 25 anni responsabile del ciclismo australiano, adesso ha fatto una squadra Pro Tour, praticamente è un corridore, anzi sono due corridori che hanno fatto carriera. E poi non parliamo di altri come Stevic, come Barengo, come Pospiev, le dimentico anche qualcuno, praticamente sono diventati dei bravi corridori, dei bravi manager. E infatti l'altro giorno domandava a Shane come mai questa scuola australiana, lui gli ha risposto: io veramente sono stato qui in Italia con Umbertone. Certo. Umberto Giuseppe che mi ha raggiunto, intanto si è seduta la nostra Milena. Abbiamo un po' conosciuti tutti, ovviamente facendovi gli in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti, quali essi siano, a tutti i ragazzi dell'Aran Cucine. Adesso avremo la pausa pubblicitaria, i ragazzi si spostano dalla location di questa cucina fantastica, arriveranno degli altri ospiti, Umberto Di Giuseppe ed Erika Rastelli restano qui con me insieme a Luciano Rabottini, perché dobbiamo parlare della corsa Elite Under 23 di Garrufo. Adesso pubblicità, non cambiate canale, tra poco la seconda parte di Velo. Oltre 25 anni di ciclismo agonistico. Per darvi oggi Rabottini Cicli Sport, con le migliori marche di bici da corsa, mountain bike e turismo. De Rosa, D'Accordi, Coppi, Carrera, Passoni e le americane Scott e Merida. Vasto assortimento di abbigliamento, caschi, occhiali, scarpe, ciclo computer e la migliore componentistica. Rabottini Cicli Sport, esclusivista per l'Abruzzo delle ruote Zip. Se la qualità è il vostro stile, veniteci a trovare. Siamo a Marina di Città Sant'Angelo. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato, nel punto vendita di Chieti, abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Competizione leale, rispetto delle regole, considerazione per l'avversario. Queste non sono solo regole di sport, ma anche regole di vita. Il vero sportivo vince senza presunzione e perde senza amarezza.
Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Più conveniente? Naturale! È Acqua e Sapone, la più grande catena di negozi specializzati. Scoprilo anche tu. Da Acqua e Sapone, la profumeria con le migliori firme della cosmesi e del trucco. Tantissimi prodotti per la cura della tua persona. Tutto, ma proprio tutto per le pulizie della casa. E tanta, tanta convenienza. Acqua e Sapone, solo Acqua e Sapone. Acqua e Sapone. Elecom. Materiali elettrici, illuminotecnica, automazioni, domotica. Assortimento vastissimo. Prezzi concorrenziali. Consegne in tutto l'Abruzzo in 24 ore. Elecom, via Verrotti Montesilvano. Ci rientrati con l'altra parte di Veloce, hanno lasciato i ragazzi della Rano Cucine, però noi siamo sempre qui. Adesso parliamo un po' di ciclismo che si è corso e quello che si correrà nei prossimi giorni. Quello che si è corso, e parliamo del trofeo Città di Garrufo, organizzato proprio da te insieme a Mirko Rocchetti. Umberto, è stata una bella giornata, tra un po' vedremo anche le immagini della giornata di Garrufo. La vittoria è andata a Scartezzini del Dinamo Bottoli, della Trevigiani Dinamo Bottoli, una squadra che, diciamo, nell'ambito, nel corso della gara l'ha fatta un po' da padrone, perché ha piazzato parecchi uomini nei primissimi. Indubbiamente, quanto riguarda l'organizzazione, quest'anno sia il signor Mirko Rocchetti che anche Sergio Giavatta, che si sono impegnati veramente alla grande, hanno fatto quasi tutto loro. Io ho dato sul lato organizzativo e sul lato anche per quanto riguarda i permessi per questa gara. Io devo ringraziare sempre loro, che sono gente alla grande che riesce a fare delle grandi cose. Per quanto riguarda le società, come tu hai detto, la Trevigiana che ha fatto da padrone, ma non è stata solo la Trevigiana, perché anche la Gallina e tante altre squadre si sono date da fare, hanno fatto degli ottimi risultati. Però ad eccezione di Capodarco, che partono 200 corridori, anzi, però una corsa regionale come quella di Garrufo, far partire 160 atleti, fra i quali possiamo dire quasi tutte le migliori squadre d'Italia, e indubbiamente è stata una grande soddisfazione, ma non per me, ma per questo signor Rocchetti e per il signor Ciavatti e tanti altri organizzatori come Zenobi, non dimentico anche gli altri nomi. Però la corsa è riuscita benissimo, tutti sono contenti, e i vincitori, praticamente sia il vincitore, anche i piazzati, sono gente come Bardin che ha vinto Liberazione, e mo non ricordo tutti gli altri nomi, però è stata una bellissima corsa e ha vinto indubbiamente i migliori. Un percorso che si articolava in tre circuiti differenti, di tre lunghezze differenti. No, il primo giro partiva da Garrufo, andava lì verso l'ospedale di Sant'Omera e poi saliva a Sant'Omera e ritornava a Garrufo, quindi ovviamente sarebbe un mezzo giro. E poi facevano un otto che si andava a ripetere sempre la salita lì a Sant'Omero, e poi l'ultimo giro si scendeva a un altro posto e si risaliva la zona del cimitero, uno strappo molto duro, si andava su a Sant'Omero e poi si faceva l'arrivo lì a Garrufo. È un percorso indubbiamente duro e io dico che è stata una bellissima corsa, abbiamo ripetuto lo stesso percorso dell'anno scorso, ma come ti voglio ripetere, indubbiamente voglio ringraziare questi signori di Garrufo che ogni anno riescono a mettere una corsa ad alto livello.
Per quanto riguarda il vincitore, abbiamo parlato di Scartezzini, veronese, negli anni precedenti aveva vinto Arredondo e Pizzaballa, ma la particolarità sta soprattutto in chi arriva terzo al Berruco, perché nel 2010 me lo sono segnato, è arrivato terzo Matteo Rabottini, che quest'anno ha vinto la maglia azzurra al Giro d'Italia. L'anno scorso è arrivato terzo Trentin, che mentre si correva il trofeo Città di Garrufo era in nazionale alle Olimpiadi, che chi fa terzo porta fortuna. Che arriva sul gradino più basso del posto. Ma veramente non è che portando fortuna, perché Briciak ha fatto un anno, ha fatto secondo, poi l'ha vinto, poi l'ha fatto secondo e ancora qua terzo mai nei dilettanti, ma non mi ricordo se ha fatto terzo. Praticamente le corse sono così, indubbiamente le corse valide, uno che vince lì e poi vengono volentieri, si impegnano, per esempio anche Trentino ha fatto una bellissima corsa, come la Zalfa anche l'anno scorso, come tutti quelli che vengono si impegnano, per me fanno una bella corsa, noi siamo soddisfatti e loro pensano anche del nostro comportamento, perché ieri siamo stati a fare il Felino e quella da Trevigiano mi diceva ancora di Garrupo che sono stati veramente bene. Scartezzini che ha fatto la differenza in discesa, una cosa che nel ciclismo si vede raramente, un atleta che fa la differenza in discesa, più spesso la differenza la si fa in salita. Sto ragazzo un po' preso in contropiede tutti è andato via. Ma il fatto che stiamo parlando di una squadra come la Trevigiani, lì è partito con 11 corridori e indubbiamente sono tutti validi. Anche noi abbiamo fatto come il Dara, hanno fatto una bella corsa, poi nel finale abbiamo ceduto a loro, però la Trevigiani parte con 11 corridori che possiamo dire non 11 campioni, ma 11 corridori validi. E praticamente nel finale premia quella società che è più forte. Assolutamente. Intanto io saluto, perché ci hanno raggiunto, li vedete nel nostro studio, partendo dalla destra di Erika Rastelli, il vice sindaco di Morro d'Oro. Lo saluto davvero molto volentieri. Scusi, Simone Fasciocca. Simone Fasciocca, ho dimenticato il cognome. Poi saluto la figlia di Giuseppe Palladini, sempre dell'organizzazione del Mondialito di Morro d'Oro, e Gaetano Gazzoli, che invece è l'organizzatore storico del Gran Premio Comunità di Capodarco. Voi che avete svolto il servizio di radioinformazioni nella gara di Garrufo, o sbaglio? Adesso però bisognerebbe arrivare il microfono, se lo potete far arrivare al signor Gazzoli. Eccolo qui. Sì, il mio amico Adriano Spinozzi, io ero impegnato a Capodarco organizzando un'altra gara juniores e ho dato in prestito l'amico Adriano Spinozzi a Umberto Di Giuseppe, perché come Radio Corsa ci dà molta fiducia e ho preferito fare la radiocronaca io a Capodarco con una bellissima gara juniores, anche quella, lì sono partiti 159 partecipanti che ha vinto Ciccone. L'abruzzese Ciccone è stato un bel corridore, una bella corsa combattuta, veramente questi ragazzi mi ha fatto veramente piacere, perché si danno da fare in queste salite di Capodarco, perché sanno che domani anche loro possono partecipare al Gran Premio di Capodarco. Hanno fatto una grande corsa, una grande vittoria per Ciccone e per gli altri corridori che sono arrivati secondo, terzi. Per me hanno vinto tutti quelli che sono arrivati all'arrivo. Prima Umberto Di Giuseppe diceva, cioè, noi non è che ci vogliamo paragonare a Capodarco, al Gran Premio Comunità di Capodarco. Allora vogliamo un po' descrivere la storia della vostra gara. Ma posso dire una cosa? Sì, prego. Prego. Prima hai presentato come organizzatore di Capodarco. Noi Gazzoli dobbiamo dire grazie per quello che ha fatto con Radio Corsa, anche se adesso ultimamente c'è qualcuno che sta un po' geloso di quello che fa lui, però lui ha dato un'immagine al ciclismo. Quando sono entrato io lui già faceva le radiocroniche, praticamente è uno che ha dato tanto al ciclismo. Quando ci l'Abruzzo abbiamo fatto insieme Umberto, e si dovrebbe avere tanto rispetto nei suoi confronti, perché veramente è stato un uomo valido e praticamente gli dobbiamo dire grazie per quello che ha fatto per il ciclismo e che continua a fare, anche se c'è qualcuno che sono geloso per questa corsa di Capodarco, ci sono migliaia e migliaia di persone. Adesso lo chiediamo chi è che è geloso della corsa. No, geloso, sai, qualcuno vuole criticare il suo operato, però Gazzoli rimane sempre il numero uno. Di solito Gazzoli si dice chi non fa non sbaglia. Ma io il ciclismo mi piace apportarlo come una cosa grossa, capito? Non solo i corridori, ma creare un evento. Non è facile creare un evento uno che organizza una corsa,
L'evento che creo a Capodarco è molto grande e fa sì che si avvicina a tutte queste persone a vedere la corsa. Oltre ai 41 anni che inevitabilmente fanno la storia, però che cosa rende Capodarco un evento? Al di là dell'organizzazione impeccabile. Io non lo so perché vogliono venire tutti a Capodarco, perché anche perché i vincitori passano sulla storia, diventano sempre qualcuno. Ricordiamo adesso Fabio Casartelli che ha vinto 20 anni fa le Olimpiadi e poi al tour di quella disgrazia che è successo è partito da Capodarco. Adesso Pete Knaun, l'inglese dell'88, vince a Capodarco a 19 anni, è diventato campione olimpico su pista l'altro giorno, è un vincitore anche di Capodarco. Cioè questi corridori che vengono a Capodarco vengono per vincere, capito? Vengono lì perché con questa gente, loro dicono, con tutta questa gente non è che ne fanno incidono al corridore che conosce, no, a tutti, per loro sono tutti bravi, tutti i corridori, tutti li vorrebbe vincenti a Capodarco, però vince solo uno, il ciclismo è questo, è il numero uno, è quello che vince tanto, e poi il numero due, quello che arriva secondo, ha perso. Abbiamo sentito anche Moreno Moserre, sì, intervistato al Torre quando era ospite lì alla trasmissione con Boldarelli, e ha detto la corsa che mi piaceva vincere era quella di Capodarco per la grande gente che c'è in quella salita e quella grande corsa che viene fuori in tutti i 180 km. Ha paragonato Capodarco a uno degli eventi che si possa per un attimo paragonare a una tappa del Tour de France. Esatto. È stato veramente emozionante perché capire che anche un atleta possa farvi una pubblicità enorme a un evento, come hai detto tu, perché Capodarco non rappresenta l'evento sportivo, ma rappresenta un evento non agonistico ma sportivo. Quindi siete stati bravi a far crescere questo evento e complimenti, perché la comunicazione di questo sport vi apprezzo per quello che avete fatto e che farete nel prossimo futuro. Sì, siamo abbinati anche alla comunità di Capodarco, io c'ho tutti i corridori che mangiano lì, quasi 700-800 persone fanno il pranzo alla comunità di Capodarco, quello già per me è un vantaggio. Perché? Perché c'ho tutto disponibile, le porte aperte con la comunità di Capodarco, e una volta entrata nella comunità di Capodarco, tanti anni dietro, mi ha fatto mettere la gara della solidarietà, essendo solidarietà la gara è passata sulle TG1, TG2 della notte e anche della mattina passa sulle trasmissioni, sui TG più importanti che vediamo nei telegiornali. Vedo che anche il Giro d'Italia in tutte le sere non c'è passato sui TG, TG5 della notte, e Capodarco ci passa. E cioè questo dimostra che io penso Umberto Di Giuseppe, la signora dell'Aran, gli vince a Capodarco, passa per 10 secondi su TG5, su un telegiornale che in quel momento in America alle 8 della sera, io penso che ha uno sponsor anche piacere. Poi secondo me Gaetano, uno dei successi di questa manifestazione è la data. Sappiamo tutti che il momento di agosto è il momento più bello per la categoria dilettantistica, perché le più belle manifestazioni agonistiche del mondo dilettantistico è d'agosto. Voi 16 agosto prendete proprio il massimo del turismo, il massimo delle ferie, quindi chi vuole trascorrere una bella giornata di sport viene a Capodarco. Sì, si ritrovano tutti su, guarda che io ho fatto anche con le televisioni, se ci vuoi provare anche tu, a fermarti sulla strada, a fare le interviste e vedi chi Treviso, Torino, Bologna, Sicilia, Val d'Aosta, abbiamo fatto le prove con le televisioni nostre per vedere dove vengono la nostra gente e tutti qua si ritrovano, appuntamento fisso, 16 agosto a Capodarco, io ho questi cancri qui, questi qui, già 20 giorni che stanno arrivando sui gambeggiatori del nord, stanno arrivando e mi chiedono questi qui, sono tutta gente che vengono qui nei nostri mari, nei nostri territori per ritrovarsi poi il 16 agosto a Capodarco. Questa è una soddisfazione anche per noi che facciamo per tutto per il ciclismo, facciamo anche turismo noi. Poi è una particolarità della tua manifestazione secondo me, perché diciamo che io l'ho corso come atleta, però sono stato testimone delle tue 41 edizioni, forse 30 volte ho visto il Gran Premio Capodarco. Quello che mi sorprende di questa manifestazione è che è un percorso severissimo per la categoria Elite, ma si
risolve negli ultimi 700-800 metri, tranne l'anno scorso che Cattaneo fece un numero veramente da grande campione che è. Però è una manifestazione con un percorso severo che si risolve negli ultimi 800 metri, perché arrivano nel tuo famoso muro che è diventato una caratteristica di questa grande manifestazione. Arrivano i 30-40 corridori più forti al mondo, possiamo dire, esatto, di, della categoria lì, e in quegli 800 metri chi ne ha qualcosa di più risolve la corsa. Ha salvato un po' la gamba lì, però è sempre un personaggio quello che vince, non è difficile che viene fuori un corridore che non fa parte. L'anno scorso è successo quando c'era la fuga a Cattaneo, Umberto si ricorda, e lì era la Zalfe a tirare. La Zalfe non ha tirato, le altre squadre non ha tirato perché se portava sotto la Zalfe vinceva Battaglie come è arrivato secondo. Allora tutti quanti si sono fermati a tirare e Cattaneo ha guadagnato qualche secondo in più. E nel momento che si è messa sotto la Cobalt, che si è messa sotto la Zalfe, non ha fatto in tempo a riprendere, infatti è arrivato con poco. Sì, infatti leggevo l'ordine d'arrivo dello scorso anno, la 40ª edizione, davvero i primi 5. Mattia Cattaneo il vincitore, Enrico Battaglini, Moreno Moser, Stefano Locatelli e Salvatore Pucci. Insomma, stiamo parlando davvero. Poi vorrei ricordare, prima che mi dimentico, a Capodarco partono 42 squadre. Sì. 40, forse quest'anno anche 43, perché c'è stato un disguido su una squadra che non ci siamo accorti, sulla squadra di Bolzano. Ci ha mandato l'iscrizione, Umberto, non ci siamo accorti, siamo accorti adesso, ci ha telefonato ieri, come mai non ci mandate. Purtroppo adesso Spinozzi forse sta tentando di telefonare a qualche squadra di venire in quattro per poterla mettere dentro, perché ci dispiace, sono state sempre presenti a Capodarco. 42-43 squadre che segue la corsa, dove vediamo questo qui? Ma questo c'è un costo per me, perché un punto a Umberto sono partiti 170 corridori, ma quante squadre? 25-26, io ne parto 200 ma sono 43. Quanto costa a tenere alloggiare tutte le squadre in più? Questo è il costo della corsa di Capodarco. Sull'Albo d'Oro, vedendo il tuo Albo d'Oro, ed è emozionante capire e vedere tutti questi grandi campioni, però giustamente un'edizione molto ma molto particolare fu l'edizione vinta da Fabio Casartelli, che tu ogni anno, il campione olimpico, sì, che purtroppo stelle, ci ha lasciato. Solo io lo ricordo, solo io, i genitori già mi ha telefonato, tutto prenotato, forse verrà anche la moglie col figlio Marco. Forse, non è sicuro, perché ha un lavoro che potrebbe lavorare il 16, però i genitori già sono presenti, non ha mai lasciato Capodarco. 1991 la vittoria di Fabio. Sì, Fabio Casartelli, solo da lì è nata la storia di Fabio Casartelli, perché vinceva quella gara internazionale, poi l'ha vinta tutte le gare internazionali, è andato alle Olimpiadi, vince le Olimpiadi, sulla Gazzetta dello Sport è messa qui, questa vittoria va legata agli amici di Capodarco, perché lì mi lega un dolce ricordo, il 16 d'agosto è il suo compleanno, hai capito? Certo. Quando l'ho intervistato lì, perché la volta intervistavo pure con la radio, ero in diretta, e mi disse: questa vittoria me la dedico perché è il mio compleanno, il 16 d'agosto, e lì ce l'ha dedicato anche l'Olimpiadiano di Capodarco. Poi ci ha corso con la maglia, la stava vincendo la corsa, ha fatto vincere a Milesi, il suo compagno di squadra, e lui arrivò del secondo, però hanno onorato la maglia quell'anno. Quali sono le caratteristiche, dato che abbiamo letto insomma l'ultimo ordine d'arrivo, soprattutto i primi 5, è chiaro che il talento serve, questo a tutti i livelli, però per vincere Capodarco quali sono le caratteristiche che ci vogliono? Proprio per il tipo di percorso che gli atleti vanno ad affrontare. Un bassista scalatore, no, un bassista forse veloce, forse scalatore neanche, perché la salita non è neanche tanta dura, di poter fare una selezione enorme, capito? È un passista, è vero Umberto, Gilberto lo potrebbe dire, un passista non scalatore, un passista un po' veloce. Ma ci vuole un fuoriclasse. 180 chilometri, il massimo che può fare un dilettante, 180, più ce ne è 6 di trasferimento. Diciamo che Umberto l'hai vinto Capodarco. Con Onesti nell'81, però era un Capodarco ancora sottotono. Quando Capodarco è diventato una grandissima classica, non sei mai riuscito a vincerlo. Questa è una delle cose che ti mancano nel tuo. Quando ha vinto Onesti è stata una bellissima gara, perché fece secondo quello di Slavo, che poi ha fatto Bilici, tanti anni da professionista con la carriera pure. E indubbiamente anche quei giorni là era un ottimo Capodarco. Capodarco, indubbiamente, noi abbiamo avuto
la possibilità, abbiamo fatto tanti piazzamenti, non abbiamo vinto, però abbiamo dato anche tante volte battaglie con Zbarengo, con Taborre, con tanti altri corridori. Veramente vincere a Capodarco è difficile, un anno ha fatto anche quarto Masciarelli, Andrea, che anche lì poteva vincere, lui purtroppo non lo reggevi, è andato in fuga due giri prima e poi nonostante tutto è riuscito a fare quarto. Io vedendo il sito del Gran Premio Comunità di Capodarco ho trovato la foto della vittoria di Onesti 1981, adesso so che chiedo uno sforzo extra al nostro Claudio Di Giacomo per la foto, e questa è la vittoria, sito davvero molto molto bello, c'è l'albo d'oro e poi addirittura anche, ed ecco perché ne ho tratto spunto, la foto della vittoria del corridore in questione. E poi una maglia adriatica veramente che sarebbe, sì, l'Aran. Veramente già quei giorni là già l'Aran sponsorizzava il ciclismo. Abbiamo visto... È come Umberto, è come Gazzoli, quando uno sulla vita si comporta bene. Io ho gli sponsor qui, sì, 30 anni, 35, che stanno sempre con me. Come vanno avanti le aziende, va avanti gli sponsor. Ecco, ci mostra che il ciclismo non ci vuole fare, che ti posso dire, ci vuole essere seri, a dimostrare alle persone di essere un po' seri. Io vedo Umberto, anche lui è preciso, la domenica, uno dei direttori sportivi più seri che c'è. Vedo quei ragazzi, con tutti questi giovani, anche loro ne hanno parlato questa sera. E così che cambiamo di Capodarco, vedo che gli sponsor mi dà fiducia perché alle spalle ho un certo risultato e porto avanti una grande corsa. Ed ecco perché... Anche un'altra cosa, sì, l'ultima non mi dimentico, sta venendo una giornalista americana che mi ha telefonato, adesso deve arrivare il 14, che l'anno scorso è venuta e ha mandato la foto di questa foto qui, sì, a Proton, un giornale numero uno di ciclismo in America, la foto dell'anno pubblicata. Questa qui su un giornale americano. Sì, se la mettiamo in favore di camera, perché così magari ne parliamo, no, per però dire, no, la gente a casa non se ne ne una, magari anche in America abbiamo una giornalista che poi farà molto molto visibilità al Camerano Capodarco in America e in dorni. Questo ci fa piacere. Per quanto riguarda ovviamente il volume di atleti, di squadre è grande, lo abbiamo detto, però come giustamente diceva anche lei, c'è anche è una comunità che si prepara ad accogliere anche tantissimi addetti ai lavori. Sì, tantissimi addetti. Come si fa ad organizzare anche una cosa che all'inizio sembra non ci si pensa, però effettivamente se arrivano anche giornalisti dagli Stati Uniti è una cosa facile, cui comunque si è portati anche. Io devo far dormire sulle 400 persone, c'è Adriano Spinozzi impegnato sul computer giorno e notte per poter sistemare tutti quanti, alloggio, telefonare agli alberghi per dire alle persone, poi c'è qualcuno che cambia, siamo tutti pronti per potersi organizzare bene. Poi io faccio la parte un po' della corsa, ho le idee, metto sulle idee, poi c'è Spinozzi che fa il suo lavoro, c'è Giancarlo Berandozzi che mi dà la mano pure lì, c'è Paolo Frattini, c'è Enrico Menzavotta, è uno è instancabile, questo qui mi fa tutta la parte della cucina, io non so niente, so che dopo quando vado a pagare quello che devo pagare, però lui mi fa mangiare tutti i corridori, mi fa mangiare tutti i terreni sportivi, l'organizzatore, la protezione civile. Beh, è chiaro che in questi casi bisogna delegare perché altrimenti esatto, da solo esatto, non ci sono i volontari. Sarebbe impossibile. Quanto una stima ovviamente parziale ad occhio, così le chiedo, di quante persone lavorano per realizzare, oltre a lei ovviamente, lavorano ma per realizzare. Io mando, ce lo so, Lucio, se vedi la gente che ti lavora, manco neanche li conosco, capito? Viene lì, ti dà una mano, non so perché sa che anche loro c'ha piacere darti una mano, però neanche li conosco, capito? Certo. Cioè viene lì, devi dare una mano, c'è da una mano, perché più forza c'è, più. Ma poi devi più... dire grazie anche alla comunità di Capodarco che ti dà un'ottima mano, sono sì, gentili. La comunità lì. Ovviamente per questa gara anche loro si impegnano tanto. Sì, anche loro. Io non ricordo mai il presidente lì che è proprio. Don Vinicio Albanesi e Don Franco. Praticamente che bisogna ringraziare, che è sempre gentile con tutti, e praticamente per la vostra gara non. Una grande spalla. Sì, diciamo. è stata un'idea quando la comunità de Coso, su come si chiama, su a Rimini, che organizzava quella gara, organizzava Firenze San Patrignano. Allora lì mi è venuto perché il cervello mi cammina, no? Non è mai sta fermo. Dico, ma se organizza la Firenze San Patrignano, non potremmo organizzare, dico, Gran Premio Comunità di Capodarco? E ho parlato con
Don Venigio, Don Vrango, io ho detto guarda così e così, c'è la Feria di San Patrignano, è una comunità anche quella, si danno da fare per organizzare questa corsa, ma perché noi non lo organizziamo? Dice ma Gazzoli, ma ci hai pensato? Sì, e allora vai avanti, no? Vedi come si può fare? E mi ha fatto scrivere uno slogan alla volta: giovani e handicappati saranno i protagonisti della vita. Ancora ce l'ho, lo stagione lo attacco sempre sulla strada di Capodarco, capito? Mi ha fatto fare questo giorno qui e da lì sono partito. Sono partito con la comunità di Capodarco, vedendo però la Firenze San Patrignano, che dopo la Firenze San Patrignano 3 anni è finita. E Capodarco muore. Invece si prepara alla numero 41, ci dobbiamo fermare, poi l'ultima parte parliamo del Mondialito di Morro d'Oro, quindi non cambiate canale, poi il gran finale a cui chiederemo ad Umberto Di Giuseppe chi porta a Capodarco. Oltre 25 anni di ciclismo agonistico. Per darvi oggi Rabottini Cicli Sport, con le migliori marche di bici da corsa, mountain bike e turismo. De Rosa, D'Accordi, Coppi, Carrera, Passoni e le americane Scott e Merida. Vasto assortimento di abbigliamento, caschi, occhiali, scarpe, ciclocomputer e la migliore componentistica. Rabottini Cicli Sport, esclusivista per l'Abruzzo delle ruote Zip. Se la qualità è il vostro stile, veniteci a trovare. Siamo a Marina di Città Sant'Angelo. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19, dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano in corso Umberto 32 presso la ex Monti. Gone, run out of fuel to carry on.
Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Pescara Camper, vendita camper nuovi e usati, noleggio camper e pulmini a 9 posti. Pescara Camper e concessionario Giotti, Terry, Illusion, Infinity, Blue Camp. Inoltre, vi offriamo assistenza su tutti i veicoli e un'ampia gamma di accessori e articoli nel nostro fornito market. Pescara Camper è a Marina di Città Sant'Angelo, in via Nazionale Adriatica Nord, a 100 metri dall'uscita dell'autostrada. Vienici a trovare. Oppure visita il nostro sito www.pescaracamper.it. Eccoci rientrati per l'ultima parte nella splendida cornice dello showroom dell'Aran Cucine qui a Silvi Marina. Siamo davvero al confine tra due province, perché dopo qualche metro inizia quella di Pescara, siamo in quella di Teramo. In questa puntata molto particolare eravamo anche emigrati un po' fuori regione, eravamo arrivati fino a Capodarco, ce l'aveva presentata la 41esima edizione Gaetano Gazzoli. Allora proprio a lui chiedo l'appuntamento per questo grande evento e che cosa bisogna sapere, chi parte il 16 agosto per venire a Capodarco, che magari non c'è mai stato, cosa si deve aspettare? Io penso che chi non c'è mai stato deve venire su, che l'anno dopo se ne porta altre 10 persone. Saluto Parmigiani, perché Parmigiani è sempre pronto con tutti gli spiedini su per la sede di Capodarco, è un gruppo dell'Abruzzo. Poi c'è un gruppo di ragazzi e i ragazzi di Teramo saranno una ventina di persone. Tutti gli anni sono presenti alla sede di Capodarco, l'abbiamo intervistato con la nostra televisione, ha detto che loro vanno solo esclusivamente a vedere il Gran Bemo di Capodarco. Li saluto ragazzi, vi aspetto sulla salita con quegli spiedini e poi li danno ai corridori quando passano. Ah, li danno invece corridori. Delle borracce, vino e spiedini, è forte. Ah, questi ragazzi e ragazze fortissimi, tutti giovani sono contento. Vorrei dire, quella maglia lì è la maglia che prende il vincitore di Capodarco, maglia rosa. Quella lì la maglia verde, Milena, per il Gran Bene Montagna, Fabio Casartelli, perché a Capodarco, dove sta la stella di Fabio Casartelli, c'è il Gran Bene Montagna, quella è la maglia che indosserà il corridore, il Gran Bene di Capodarco. E queste sono dunque le due maglie in palio. Io aspetto tutti, venite il 16 agosto, c'è la corsa d'amatore la mattina, sì, perché quella è un'altra corsa, un altro evento, perché siamo arrivati oltre 200 partecipanti, ritornano tutta Italia, tutti quelli che stanno qui nei nostri territori, che stanno in ferie e vengono a correre la mattina, infatti tutta gente strana, tutta gente di fuori. E quella è un'altra corsa, un altro evento che la mattina parte alle 8, un altro evento che veramente ormai 12 anni che lo facciamo, l'abbiamo abbinato perché vengono con le famiglie e poi aspettano a vedere la corsa. Questa è stata un'altra bella idea, un bel aggancio che noi con lo pensare abbiamo pensato bene. Luciano, questo è un discorso che abbiamo fatto spesso, non solo in questa stagione di Roma, anche nella scorsa, il fatto di abbinare anche qui da noi, nella nostra regione, abbinare delle corse ciclistiche, ne abbiamo parlato proprio riguardo del Matteotti, delle corse ciclistiche amatoriali la mattina come antipasto per la vera e propria manifestazione del pomeriggio, del primo pomeriggio. Ma l'evento sportivo va accompagnato sempre per far sì che poi riesca la grande manifestazione, va abbinato delle manifestazioni di contorno. Questa è una che porta 200 atleti alla partenza, amatori, che naturalmente in giorni di vacanza portano le famiglie, quindi automaticamente già la manifestazione amatoriale ti può portare 1000 persone in più.
Però devo dire che gli organizzatori di Capodarco, grazie alle 41 edizioni di questo Gran Premio, sono appoggiati anche da una, probabilmente anche da una grande classe politica che ascolta l'organizzatore e segue i consigli dell'organizzatore. Perché? Dico questo perché a Pescara quest'anno al Trofeo Matteotti volevano fare una manifestazione amatoriale al mattino dell'evento principale, appunto, del Matteotti. La classe politica non ha fatto fare la manifestazione amatoriale, quindi a volte occasione persa. È stata un'occasione persa per far sì che di far crescere appunto la manifestazione, perché mattone per mattone si riesce a fare il grande evento. Oggi Capodarco non è solo un evento sportivo, ma è l'evento di una manifestazione che attira tantissimi, migliaia e migliaia di persone, perché io penso che a Capodarco assistono in diretta l'evento oltre 100.000 persone, perché lungo la salita di Capodarco, da sotto la nazionale ad arrivare al paese, che sono 8 chilometri, quando sono? No, in realtà? Sono 4 chilometri. 4 chilometri, lungomare, 4 chilometri, tutto il lungomare, 5 tutto chilometri il lungomare. Cioè Capodarco viene visto da 100.000 persone. In un certo momento viene detto con motorini, perché con le macchine è impossibile poi venire su, perché non c'è più il posto per mettere. Io ho organizzato pure già un bus che prende le persone sul parcheggio e le porta sulla Capodarco. Cioè, anche questa organizzazione qui riesco a fare. Quindi è un evento vincente anche turistico, promozionale al territorio. C'è una classe politica che sono vicini a questi organizzatori, sono vicini, e poi ogni volta che c'è le votazioni cambia sindaco, cambia tutto. Per me non cambia nessuno, per me è sempre quella storia lì, sì, ognuno che rimane la storia di Capodarco, il contributo rimane quello di Capodarco, cioè quello che chiedo, come faceva quell'altro, facciamo noi, cioè non c'è, cioè io sto con tutti e loro stanno con me, cioè non è che sto con un partito e poi finisci, no, devi stare con tutti, devi essere tutti. Infatti in questa premiazione vedrai che ne arriva, neanche lo so io, onorevoli, arriva personaggi che io non lo so, li vedo lì, poi non è che li devo far premiare, basta che va sul podio a dare una mano, una foto, già sono contenti, capito? Allora, è lì che deve puntare, capito, questa gente qui. Certamente, allora appuntamento il prossimo 16 agosto, Gran Premio Comunità di Capodarco, c'è da andare a scrivere il proprio nome dopo quello di lunedì, la strada, la provincia, ci chiude la strada dalle 2 alle 7 della sera, già tutti i ragazzi di Capodarco sono pronti con la loro vernice, noi gli diamo i nomi, i principali nomi, e scriviamo su per la strada di Capodarco, pensa, ci chiude la strada la provincia. Poi quest'anno, che età, portiamo anche Erika Lastelli, la titolare dell'Aran, con Gumbiabre Aran, ci mettiamo all'arco, avrai uno sponsor in più anche senza soldi. Io siamo in un penaltranno adesso, vediamo. Assolutamente. Ci veniamo penaltranno. Parlavo della classe politica, e allora siccome cambiamo decisamente argomento, andiamo a Morro d'Oro per presentare il Mundialito, siccome abbiamo un rappresentante delle istituzioni, qui il vice sindaco Simone Fasciocco, vediamo un po' come la classe politica è vicina ad una manifestazione che oramai è diventato un punto di riferimento dell'estate della provincia di Teramo in ambito ciclistico, questo Mundialito Open. Prego. Sì, buonasera. Quello che si diceva prima è corretto. La politica non può abbassarsi a dire se una manifestazione è di una parte o dell'altra. Io penso che lo sport e soprattutto queste, perché una cosa che non è stata sottolineata e terrei a sottolineare, queste manifestazioni che durano negli anni non sono cose così lanciate in libreria, c'è di base una passione. Stiamo parlando prima che molte volte la manifestazione dura un anno, due anni, tre anni, poi finisce perché sì, magari altri fino, perché c'è un'euforia iniziale che poi va a svanire. Certo. In queste due manifestazioni, adesso la gara appena citata e il Mundialito, che è la 17ª edizione, 30 anni dell'associazione Spigadoro, che sì, comunque precedentemente ha organizzato altre corse, e quindi il ruolo di un amministratore è quello di stare il più possibile vicino e a disposizione di queste persone che dedicano il proprio tempo, la propria passione allo sviluppo sia come immagine che culturale di una cittadina.
cittadina piccola come il Morro d'Oro, certo il mondialito, a differenza delle gare citate fino adesso, è una gara amatoriale, quindi sicuramente attrae meno sponsor, contributi, e quindi in questo periodo ancora di più è il sacrificio di famiglie come quella Palladini, che da tanti anni porta avanti questa gara, che tiene su, e spero che continui a tenere su, il nome di Morro d'Oro nella Vallata del Vomano e nel mondo. Annuisce Giuseppe Palladini, facciamo arrivare il microfono, perché questa che è la sua creatura, insomma, questo mondialito. Sì, diciamo che è 17 anni che organizziamo il mondialito, in realtà quest'anno facciamo 30 anni che sì, abbiamo l'associazione. Associazione AS di Spigatore. Sì, l'anno scorso è andato veramente bene, sono venute 64 società, un po' da tutto il mondo. Diciamo da due anni, per esempio l'anno scorso abbiamo avuto la vittoria in una categoria di un belga, due anni fa abbiamo avuto la vittoria di un brasiliano, dunque vengono un po' da tutto il mondo. Sì, effettivamente è un appuntamento a cui ho partecipato negli anni scorsi, riesce pur con tutte le difficoltà, diceva anche prima il vice sindaco, però riesce ad attrarre sempre sia l'attenzione del pubblico ovviamente dei dintorni, ma anche di questi atleti che vengono veramente da molto lontano, come sì, mai? Non so, forse tramite, perché noi siamo molti amici con l'Eco di San Gabriele, loro ce lo mettono sul loro giornalino, infatti sono venuti dei ragazzi dall'Australia, Canada, un anno è venuto 12 ragazzi da Baltimora, da tutte le parti del mondo vengono. Chiedo a te, scusa, ho dimenticato di chiederti il nome. Francesca. Francesca, è il legame di tuo papà con questa manifestazione, tu porti addosso la maglia che è in palio, a proposito, le abbiamo tutte questa sera le maglie in palio per i prossimi appuntamenti, maglia eridata, ci vuoi spiegare un po' come nasce l'amore di tuo padre per questa manifestazione, come la sente? Diciamo che mio padre sin da bambino ha amato sempre la bicicletta e col passare del tempo, anche se ha dovuto soffrire tanto perché ha lavorato in biniera, quindi era difficile andare in bici e lavorare nello stesso tempo, però la passione vince sempre su tutto e quindi mio padre è riuscito, nonostante il lavoro, a diventare professionista. E poi la passione quindi della bici si è trasformata nell'organizzazione delle gare e come vediamo è arrivato al 17° campionato mondialito e questo testimonia il fatto che la vita ormai è difficile, come si sa, quindi trovare gli sponsor e tutto, però se la passione c'è, quello fa tanto e quindi certamente, quello fa andare avanti. Certamente, vice sindaco, come l'amministrazione di Morro d'Oro concretamente dà una mano nell'organizzazione? Prima sentiamo Gazzoli, la provincia addirittura chiude la strada tre giorni prima di Capodarco, magari non si arriverà a quei livelli, però concretamente come... In questa occasione, a parte il piccolo contributo che diamo economico, tengo a ringraziare anche la provincia di Teramo che praticamente riasfalta tutti quei tratti di strada dissestata, mette a posto il percorso e noi per quello che possiamo fare tra aiuto pratico, fornitura di materiali, quello che serve siamo a disposizione, ecco, quello che ci richiede l'associazione. Luciano, anche questa è una manifestazione, come dicevo anche in fase di presentazione, che oramai è diventato un appuntamento fisso dell'estate su due ruote, il mondialito di Morro d'Oro. Io prima di partire questa puntata mi ero soffermato con il vice sindaco e appunto l'organizzatore Palladini e a Palladini facevo dei complimenti ma veramente sinceri su questa manifestazione. A volte si fanno i complimenti e tutto, però è una manifestazione che io l'ho vista nascere 17 anni fa e l'ho vista nascere anche sotto, in sordina, tranquilla, sotto anche addirittura molto criticata dall'ambiente amatoriale, perché l'ambiente amatoriale è un ambiente anche molto particolare. Però facevo i complimenti perché lui ha avuto la costanza, la fede in questa manifestazione, ci ha creduto molto, oggi è arrivata la 17esima edizione e secondo me nel mondo amatoriale se si parla di qualche si parla di mondialito, nel bene o nel male, però si parla di mondialito. Sì. Quindi bene o male perché se ne parli? Bene o male
Ma adesso si inizia anche a parlare bene. Se all'inizio c'era questo grande scetticismo su questa manifestazione, perché la maglia iridata dava probabilmente fastidio a qualcuno, però dopo 17 anni sul territorio regionale non c'è manifestazione amatoriale che abbia una durata così lunga, perché a volte, come si diceva prima, si fa la manifestazione una stagione, due, tre, poi ci si stufa, non gli vanno più bene niente, quindi si abbandona tutti questi bei presupposti che inizialmente ci sono. Invece faccio di nuovo i complimenti al signor Palladini, che obiettivamente mette molta passione nel suo progetto, appoggiato giustamente da un'amministrazione che capisce che questo evento nel proprio piccolo può portare pubblicità anche a un piccolo centro del Teramano. Quindi noi seguiremo con molta attenzione, come l'abbiamo sempre fatto negli anni precedenti, la manifestazione, e speriamo di essere anche noi d'aiuto e dare questo piccolo contributo di crescita, e speriamo che possano andare anche avanti nei prossimi anni. Giuseppe Palladini, 17 anni fa se lo sarebbe mai immaginato? No, veramente non avrei, se può avvicinare un po' il non avrei mai pensato che avrebbe venuto 64 società come l'anno scorso, diciamo. Poi quest'anno festeggiamo 30 anni che abbiamo l'associazione, sì. La sera alle 8:30 facciamo balli in piazza, alle 10 facciamo Miss Mundialite, sarebbe la nona edizione. Già si sono iscritte diverse ragazze, addirittura che hanno partecipato anche a Miss Italia. Dunque, a proposito di eventi collaterali che fanno da cornice, ve lo fate post, va bene uguale. Quest'anno Palladini avete cambiato anche la data, perché in alcune circostanze siete stati anche come data con il Matteotti, che vi penalizzava un po', obiettivamente. Quest'anno avete cambiato la data, secondo me sarà una data più vincente, e mi auguro che lo possiate anche ripetere in questo periodo di stagione, nei prossimi anni. Sì, diciamo che noi facevamo la prima domenica d'agosto. Come vengono tanti ragazzi da tutte le parti del mondo, si può dire. Allora dicevo, guarda, queste parti è bellissimo, perché non cambiate la data? Fate per esempio la domenica dopo il Ferragosto, così noi ci facciamo le ferie e facciamo la gara. Ho detto, va bene, infatti l'anno scorso abbiamo fatto il 21 agosto. E quest'anno il 19. E quest'anno sarà il 19. Il 19 di agosto. Allora, siccome siamo quasi in chiusura, ovviamente rivolgendovi in bocca al lupo per la gara del 19, così come lo faccio a Gaetano Gazzoli per il Gran Premio Comunità di Capodarco. Allora, prima voglio sapere da Umberto e Giuseppe chi porti certamente a Capodarco, e poi l'ultimo saluto ovviamente alla padrona di casa, Erika Rastelli. Ma guarda, io da Capodarco sono 38 anni che vado a Capodarco. Ma chi di quei ragazzi che abbiamo presentato prima, chi è sicuro della convocazione? È stato fatto Giovanna Rosa, ma vediamo le ultime corse, e poi indubbiamente quelli che vanno forti in salita sono 4-5, c'è Di Carlo, c'è Di Remigio, c'è Di Innocenzo, c'è Giambaolo, c'è D'Urbano, e come Briciac, eccetera eccetera, insomma. Poi che non corre a Capodarco vorrà Però ti tieni ancora un po' abbottonato, insomma, poi però, lo scopriremo chi andrà a Capodanno. Io volevo dire anche al signore lì del Mondialità Morrodore, che io sono di Notaresco, non è che sono un paese. Anche loro devono dire grazie al presidente della provincia, perché è uno che è cresciuto con noi e che per ciclismo ha fatto tanto, e veramente tanto. Sì, appassionato di ciclismo, è stato anche ospite. Gli voglio dire grazie a Catarla, perché veramente merita un elogio per quello che ha fatto per il ciclismo, quello che ha fatto quest'anno per il Giro Bio. Indubbiamente, per quanto riguarda le manifestazioni che va a cavallo dell'Alta, anche noi abbiamo organizzato lì a Garrufo. Quest'anno a Garrufo è stato un successone come pubblico, una cosa tremenda. Loro si sono anche fatto fare delle riprese lì con l'elicottero, eccetera eccetera, praticamente hanno fatto, anche se c'era in concorrenza il Matteotti certo, era il professionista lì, era i dilettanti, però certo, quando si fa la manifestazione io penso che si va sempre bene. Assolutamente, assolutamente, in bocca al lupo. Cominciamo con i saluti, saluto ovviamente Luciano Rabottini. Ciao Luciano, ci vediamo giovedì prossimo. Non giovedì prossimo, perché giovedì rimanderemo la puntata dello speciale del Matteotti, che è stato un successo in settimana. È stato un successone, quindi però non andrà in onda la prossima settimana, andrà in onda la replica della settimana scorsa. Ve lo si ferma per la settimana
di Ferragosto tornerà giovedì 23, se non erro, sì, 23 agosto con la puntata numero 25. Allora ci vediamo il prossimo 25 agosto, fai un buon Ferragosto. Buon Ferragosto a tutti e buonasera così, a tutti. Come faccio, auguro un buon Ferragosto ad Umberto Di Giuseppe, speriamo di... Ma io voglio sentire anche ancora due parole da Erika, oltretutto... Ci salutare, aspetta. Oltretutto che è il mio sponsor, però ci ha ospitati questa sera. Va bene. Non ti preoccupare, gliele faccio... Ma io non sono emozionato di Capodarco, c'ho 40 anni che glielo facciamo, gliele facciamo dire. E le facciamo dire due parole, ecco perché l'avrei saltata, proprio perché sarebbe stata l'ultima a salutare tutti. Ringrazio Milena ed Erika, che sono le due modelle che ci ha portato Gaetano Gazzoli, che ci hanno mostrato le maglie che si vincerà al 41esimo Gran Premio Comunità di Capodarco. Ringrazio il vice sindaco di Morro d'Oro, Simone Fasciocco, ringrazio Francesca e Giuseppe Palladini, così come ringrazio, e l'ho fatto anche prima, Gaetano Gazzoli, in bocca al lupo anche a lei. Ovviamente, come da suggerimento di Umberto Di Giuseppe, non posso che conformarmi, ma l'avrei fatto comunque. Ringrazio per l'ospitalità Erika Rastelli, grazie, la sua azienda Aran, e ci ha messo a disposizione questo spazio. L'ultimo saluto è suo, prego. Un in bocca al lupo anche da parte mia a voi organizzatori, e io mi auguro che i corridori della nostra squadra salgano sul podio. Lo vedremo, lo vedremo. È tutto per Velo numero 24. Come detto, settimana prossima Velo andrà in onda con lo speciale sul trofeo Matteotti. Noi ci rivediamo giovedì prossimo, giovedì 23 agosto, sempre alle 21, sempre su TV7 Sky 835. Buonanotte.